il lavoro mi piace tantissimo perché in questo ci vedo il seme di quello che è adesso, e quello che è adesso è una crescita esponenziale di questi contenuti tenuti, buttati, non si sa perché quante cose che ci stanno nel mio hard disk esterno di cui non mi ricordo niente. Quindi c'è un gradiente immane, no, tra il tenere e il buttare. E come me, tutti sui loro cellulari, sui loro profili social, ora c'è questa cosa che gli unici che sanno veramente che fare con queste immagini, video, contenuti, testi, eccetera, eccetera, sono proprio ste cazzo di intelligenze artificiali. E quindi, da performer, mi chiedo se queste cazzo di intelligenze artificiali devono rimanere dominio di questi che mi vogliono vendere le scarpe da ginnastica o Trump, o se posso stabilire io, la società, io e Oriana, qualsiasi raggruppamento, una nuova alleanza tra esseri umani, dall'arca alla una nuova alleanza tra esseri umani, agenti computazionali, piante, animali, eccetera eccetera, e per trarre un senso, ma un po' di piacere pure, un po' di senso, un po' di piacere, no? No, ma si deciderà da sola, cioè non è che lo decidi tu. Assolutamente. Si autodeciderà. Allora, io sono molto. No, potrebbe anche essere la catastrofe prevista. Assolutamente. Banca dei semi. Io sono molto laturiano in questo, perché secondo me la scienza e la tecnica devono stare in mezzo alla società, no? Per provocare un impatto sociale. Adesso purtroppo nella società stiamo usando senza controllo la tecnologia per causare volontariamente impatti psicologici sull'essere umano. Esattamente. Queste tipo di tecnologie che sono i social network, ma sono anche tante altre cose, le stiamo usando veramente male. Il nostro amato Antonio Caronia ci diceva sempre dell'inutilità di parlare e di pensare per assoluti, no? Non c'è l'assoluto, no? Quindi non c'è una cosa che è al 100% di qualcos'altro, no? E quindi ci stanno sempre gli spazietti, è lì che possiamo diventare performer. E quindi c'è questo spazio di performance. Adesso purtroppo questo spazio di performance lo stanno mettendo in atto dei soggetti tutt'altro che raccomandabili, e questo è un grande problema. Mi chiedo se ci sia ancora spazio, e spero di sì, è quello che tentiamo di fare di mestiere, no? Per altre performance di questa alleanza. Questo secondo me è quello che si può fare tramite l'arte. Ecco, la relazione è sicuramente quello su cui occorre in questo momento ragionare, e mi chiedo se l'archivio, poi in questo caso è venuto fuori come soggetto, ma non voleva essere per forza quello. Però questa volontà di mettere da parte, ecco, no? Mettere lì per determinate scelte, per determinati valori, poi che siano decise da noi stessi, questo è un altro discorso.
però ecco, sicuramente crea delle relazioni, magari se è possibile, non lo so, in tempi differenti, cioè le relazioni tra il passato e il futuro, di mezzo poi tutto il resto. Però se le relazioni possono anche avvenire in tempi differenti. Ah, bellissimo questo. Quindi relazione e tempo, se si possono incontrare. E in relazione a quello che dicevi, sì, anche di come si propaga nel tempo, quando muore l'intelligenza artificiale, non è che non muore mai, no? Però sicuramente c'ha una sua estensione nel tempo, come il libro, come la fotografia, come non è detto che sia addirittura più lungo, anzi di solito è più corto. Rinnovare i supporti, una cosa è il supporto tecnico, e se tu sei in grado di copiare questo da questo e questo a questo e questo a questo ogni anno, no? Non ti perdi niente. Però il discorso è anche che il refresh può essere fatto anche dagli agenti, da chi racconta la storia. E se io te la racconto a te e se tu te la racconti a te, questa storia rimane viva, cambia, perché certo, cambia, no? Perché il racconto cambia, no? E anche in questo può esserci questa alleanza con gli agenti computazionali, perché gli agenti computazionali sono in grado di raccontarsi storie a vicenda anche industrialmente, no? Cioè, la condivisione per molti, le uniche immagini che conservano sono quelle che hanno postato su Facebook, che hanno messo su Facebook, e che quindi gli fa l'archivio. E quindi questa capacità anche degli agenti computazionali di raccontarsi tutta questa mole di storie a vicenda anche è una forma di scelta, di memoria, di refresh. Quindi no? Il refresh è questo riraccontare, tramandare. Tra l'altro noi quando pensiamo agli archivi, a queste storie tramandate, alla storia anche in sé, nella stragrande maggioranza delle volte stiamo parlando della storia e dei vincitori, e invece il fatto che queste agenti computazionali possono farla massivamente, queste cose vorrebbe dire anche che possono essere conservate anche tutte le micro storie che di solito andrebbero perse, e quindi ha un valore questo, che non viene tramandata solo la storia dei vincitori, è una domanda che ci possiamo fare. Ed è quello che io mi sono sempre chiesto, cioè mi sono chiesta a un certo punto che sto facendo, ma magari questi davvero volevano disfarsene. Ah, quando vai a prendere queste robe. Sì. Che risposta ti sei data? Che li sto un po' lasciando in realtà queste cose ora. È il momento che le cose che fanno resistenza si trasformino in qualcos'altro, no? E quindi ho voluto ridare un'ultima possibilità mostrandovele per capire quale strada prendere, no? Ma lasciarli andare che vorrebbe dire per te? No, basta, passare ad altro. E non gli dedichi niente? Ma già dedicato. Dedicato un pezzo di vita. Ho iniziato a digitalizzare tutto e poi un hard disk abbandonato. Insegno. Però questo fatto di domandarsi, ma poi che ne faccio? Ma poi questa roba qui dove andrà a finire? Questo? Non voglio dire che mi sono proprio chiesta, ma quando io non ci sarò più, questa roba qui dove andrà a finire? Però quasi, no? Ma questa cosa qua bisognerebbe sempre chiedere. Sempre, ma infatti alla fine. Quando andrai a finire? Cosa lascio? Cosa lascio? Voglio lasciare questa roba qui. Ti chiederti cosa ti emoziona. Se ti frega cosa lasci. Sai che c'è, non lo sappiamo. Ma no. Non lo sappiamo e non ho detto neanche che lo dobbiamo sapere. Sapere, no? Cosa emoziona noi?
Esatto. E quello è che io chiamo la performance, l'interpretazione. E se vogliamo è un significato che emerge nell'interazione, nella relazione. Che ti preoccupi di queste cose? Non lo so. Ma ognuno sa che si preoccupi. Il perché? No, voi non vi preoccupate di queste cose? Di lasciare qualcosa di duraturo, di immortale, come direbbe Socrate. Beh, sai, nel simposio di Platone dice: noi desideriamo la bellezza. Perché la desideriamo? Perché nel desiderio della bellezza noi vogliamo non possedere il bello, dice, ma generare nel bello. Perché generare? Perché nel generare noi percepiamo la nostra immortalità sul modello della generazione, della discendenza, della specie. Generare vuol dire in qualche modo fare i conti con ciò che lasci di permanente o perlomeno di duraturo, cioè, non è il possesso di qualcosa per lasciare ad altri, è ancora una dimensione relazionale. A questo punto che domande potremmo farci per proseguire una ricerca? La so. Ma la domanda? La domanda 42. Deve fare Silvia. Qual è la domanda? Se si può ricostruire, ancora una domanda, però se ha senso Cosa? Poi metteteci voi quello che volete. Poi generale, sì. Rinascere. Anche. Se si potesse. Trovo un altro ri. Ristrutturare. Con le memorie. Riprodurre la cisona. Riprodurre la cisona. Qui a Torino. Se si può o se no, si deve. Se ha senso. Senso. Devi andare. Non ho mai avuto questa musica. Cos'è questa roba?